Allora, gli animaletti li ho fatti vedere, tutti da colorare, gattini, cani, eccetera. Poi è arrivato quello con i castelli con i fantasmi, infestati, eccetera, quello versione Halloween, e l'abbiamo visto. Però adesso ci vorrebbe qualcosa con la neve, qualcosa di rosso. Ma è uscito! Colora con Joy versione natalizia, carinissimo, con Babbo Natale, renne, slitte e tanto altro. Un pensiero carinissimo per i vostri bimbi da colorare. Molto carino con i disegnini originali. E beh, colora con Joy Natale Dolce Natale su Amazon. Ciao amici, siete pronti per una nuova puntata? No. E allora niente sigla. Mi sto guidando, come faccio ad essere pronto per una nuova puntata? Cioè, dovrei schiacciare, cioè devo anche controllare il traffico cittadino. Vabbè, vediamo se qualcuno riesce a schiacciare il pulsante e far partire la sigla. Provate da casa, provate al 3480566, schiacciate play. In questo nuovo appuntamento e nuovamente itinerante. Come vedete, sempre curiosa viaggia da un posto all'altro, si allontana anche per scoprire che cosa succede fuori dalla nostra città, la città da cui trasmettiamo, che è Genova. Perché sempre curiosa è il blog Curioso che Curiosa, e quindi ovunque ci siano curiosità interessanti, beh, noi andiamo. Ed è così anche oggi. Oggi la nostra puntata sarà di nuovo ricca di tante informazioni, tante curiosità e soprattutto ospiti, come sempre. Qui con me c'è anche il nostro Brunino Santoro. Sei riuscita a dire 26 volte curiosa in un minuto e mezzo. E beh, d'altro canto. Curiosa, curiosità, curiosando, curioserai. Vabbè, uno fa tanto per organizzarsi uno studio, cavi, cavetti, e poi lei ha risolto tutto quando andiamo in giro in autovettura. Tra le altre cose, stiamo andando in spiaggia. Si vede. Abbiamo un abbigliamento tipico. Ma non perdiamoci altro ancora in chiacchiere. Sì, vabbè, vai col servizio, fai prima di Bruno. Sono ubriaca di latte, sì, stamattina. Sì, ecco, se non sei in grado di parlare e hai bisogno di una preparazione psicologica, cioè fatti fare un consulto da un medico bravissimo. Servirebbe. Va bene, amici. È tornato a trovarci il nostro amico Claudio Gambaro con uno dei suoi meravigliosi servizi. Andiamocelo a vedere insieme. Amici di Sempre Curiosa, oggi parliamo della Cramps di Gianni Sassi, la storica etichetta milanese che compie 50 anni, e ci sarà un grande evento per ricordare Gianni Sassi e la sua casa discografica. Un grande evento il 6 aprile 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, con Patrizio Fariselli, Alberto Camerini, Eugenio Finardi, Andrea Ticci, Joe Squillo e tanti artisti che hanno fatto parte di questa grande casa discografica, che è stata un po' il laboratorio per tanti artisti che poi hanno fatto strade diverse, hanno intrapreso percorsi diversi, ma che comunque ancora oggi fanno parte del mondo della musica. Devo dire che tutti questi artisti, ma oggi vi farò vedere anche dei dischi di artisti che, insomma, che magari non sono conosciutissimi, ma che hanno lasciato davvero un'impronta pazzesca in questa etichetta. Allora, questo intanto è il primo album degli Area. Voglio anche farvi vedere il punto di forza della Cramps, ovviamente, che era la grafica, perché Gianni Sassi era un geniaccio della pubblicità, un geniaccio del marketing, della grafica. Qui c'è un album degli Schiantos, un altro gruppo che faceva parte della Cramps. Qui c'è un altro disco degli Schiantos. Questo io credo che sia, non vorrei dire una stupidata, ma probabilmente questo è il primo album italiano uscito in
vinile giallo, in vinile colorato comunque, era il 1977. Prima vi dicevo, vi parlavo di Lucio Fabbri, qua c'è il primo album, il suo album solista Amarena, e il 6 aprile Lucio Fabbri suonerà anche dei brani tratti da questo disco. Qui c'è invece l'album di un bassista, Hugh Bullen, che non è uscito per la Cramps questo, però la grafica, beh, si capisce, è stata curata comunque da Gianni Sassi. Qui c'è il terzo album di Alberto Camerini, Comici Cosmetici, anche qua con un interno che è un quadro. E dietro la figura di Karl Marx, che insomma si vede, non so se si riesce a vedere, con i caratteri in grassetto, insomma tutte genialate, tutte idee di Gianni Sassi queste. Anche il primo album di Camerini aveva un interno meraviglioso. Gianni Sassi ci metteva del suo con queste grafiche pazzesche, e il 6 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ricorderemo Gianni Sassi, la Cramps, tutta questa musica meravigliosa con tutti gli artisti che vi ho elencato prima. Quindi appuntamento il 6 aprile a Milano per ricordare la Cramps. Allora, grazie al nostro amico Claudio Gambaro, che ogni volta ci porta sempre un sacco di notizie interessanti da condividere insieme a tutti quanti voi. Adesso, anzi, vi ricordo che se volete seguirlo su YouTube c'è il suo canale dove pubblica tutte le interviste e vari approfondimenti, si chiama Blue Mozart, quindi cercatelo anche sui social perché così potrete restare aggiornati con le sue attività. Noi ovviamente lo ospitiamo sempre. Però appunto, se volete approfondire, andate lì. Adesso invece cambiamo argomento, perché torna il momento gioiellini, che nella scorsa settimana ha iniziato un attacco d'arte in formato gigante. Allora, conoscete, o quantomeno vi abbiamo già presentato più volte, il mio primo romanzo, La lista dei sogni per non dimenticare chi siamo, che vi ricordo si trova su Amazon e magari potrebbe essere un pensiero carino per Natale. Ma visto che, come vi abbiamo anche raccontato la scorsa settimana, ci sarà un evento a giorni, beh, abbiamo pensato di realizzare la copertina in formato gigante del libro, proprio per creare una sorta di scenografia. È una riproduzione, ovviamente, non è fedelissima, più che altro per quanto riguarda la disposizione degli elementi. Però è carinissima, è ancora da terminare perché è da assemblare, è fatta su due piani, su due livelli, e quindi è da terminare. Ma noi vogliamo farvi vedere questo lavoretto in corso d'opera, che è molto molto carino, e Brunino si occuperà dell'assemblaggio. Esatto. Allora andiamocela a vedere. Amici di Gioiellini, bentornati nel mio laboratorio. Oggi vi voglio far vedere un lavoretto che sto facendo in questi giorni, che ancora non ho concluso e quindi è in corso d'opera, e voglio condividerlo con voi. Di cosa si tratta? Della riproduzione in formato grande della copertina del mio libro La lista dei sogni per non dimenticare chi siamo, che potete trovare su Amazon se siete amanti della lettura e soprattutto dei sogni. Allora, adesso vi faccio vedere prima di tutto la copertina. Eccola qui, questa è la copertina che io ho realizzato con Procreate, un software fantastico che gira su iPad e ho utilizzato la Apple Pencil. Per realizzare la mia copertina in formato gigante ho scelto un cartoncino, il cartoncino che sarà all'incirca tra i 200 e i 250 grammi, 50x70, questo è un pezzo che mi è rimasto, era giusto per farvi vedere. Ho scelto il blu elettrico come partenza perché il fondo, la base della mia copertina dava sulla tinta blu. E poi ho utilizzato gli acrilici attossici,
e soprattutto all'acqua. Vi faccio vedere che cosa ho combinato, diviso in due, perché il mio foglio era 50x70 e non ci stava la parte sopra. Ovviamente è una rivisitazione, difatti il titolo è sotto invece della copertina originale è sopra, però il disegno è quello, la piccola Joy con Ralfino che tengono la luna, e io la luna l'ho fatta nell'altro pezzo di cartoncino che poi andrò ad unire a questo, a quello grande. Ovviamente vi farò vedere il risultato finale, spero che vi piaccia questo attacco d'arte, e se volete sperimentare fatelo anche voi, perché ho trovato che l'acrilico non diluito troppo sul cartoncino funziona benissimo, nel senso che non si è deformato e non ho avuto problemi soprattutto anche per l'asciugatura, perché ha fatto prestissimo, e cosa che mi ha permesso poi di terminare il lavoro in breve tempo e soprattutto anche di scrivere poi con il pennarello sopra la pittura. Quindi questa, la lista dei sogni per non dimenticare chi siamo, è stato scritto con un pennarello artistico color argento da riflettere, e poi anche i contorni per la luce. Sono molto soddisfatta, spero che piaccia anche a voi, vi farò vedere poi il risultato finale, come dicevo, che verrà applicato ad un librone realizzato con il cartone. Eccomi qui. Allora vi do appuntamento alla prossima puntata di Gioiellini. Penso che torneremo a parlare di Natale. Ciao! Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità. Eccoci nello studio di Sempre Curiosa, questo studio nuovo itinerante anche oggi. Se mi interessa, io devo stare in macchina per registrare un programma che avevo fatto tutto bene, tutto organizzato. Ma questo, ecco, per renderlo... Qui ci sono, abbiamo dei fan. Questo per rendere il programma così anche un pochino più interattivo. Avete visto la riproduzione della copertina del libro, la lista dei sogni per non dimenticare chi siamo, e questa è una scusa, diciamo, per approfittare e ricordarvi l'appuntamento del 9 dicembre alle ore 16.30 nel salone da ballo di Palazzo Reale, perché ci sarà lo spettacolo proprio ispirato a questo libro, e sarà un programma molto molto carino, musicale, ovviamente dedicato a canzoni che in qualche modo si rifanno al mondo dei sogni, e alcune canzoni anche scritte da noi, ok, Bruno e Joy. Ma non sarà solo questo, ci sarà anche un attore bravissimo, Luca Cevasco, che narrerà, che reciterà alcune parti, alcuni estratti proprio del libro, o comunque brani che in qualche modo si ispirano al contenuto del libro, e il fumettista Steve De Brevi, che durante tutto lo spettacolo disegnerà dal vivo, ovviamente a tema sogni, quindi poi alla fine dello spettacolo si potranno ammirare le sue illustrazioni. Non basta, perché ci sarà anche Claudio Gambaro, che avete visto già nel primo contenuto di questa puntata, e lui sarà, diciamo, il moderatore, il presentatore dello spettacolo. Ovviamente Brunino Santoro sarà parte anche lui dello spettacolo, con il suo modo di intrattenere il pubblico, e ovviamente anche alla regia, come fonico, eccetera, e il chitarrista Andrea Mastropasqua, talentuosissimo, ovviamente accompagnerà l'aspetto musicale. Ebbene, allora, quindi spero di vedervi a questo spettacolo, ricordo il 9 dicembre ore 16.30 Salone da Ballo Palazzo Reale. Ma adesso cambiamo argomento, e io nel frattempo esco dallo studio di Sempre Curiosa per andare alla luce del sole, più o meno, e anzi ne approfitto anche per un saluto live di Let's Carlos. Go. Eccolo qui, siamo in onda su Sempre Curiosa, Carlos. Sempre qui. Sì. Buono. Va bene, amici. Allora, vi volevo ricordare che in questi giorni c'è stata anche la giornata internazionale delle persone con disabilità. Messaggio sempre importante che ci tengo a dire: non va ricordato soltanto nel giorno
annuale, diciamo, però comunque è una buona scusa per ricordare quanto sia importante pensare alle persone che hanno delle problematiche, alle persone più fragili che vivono con difficoltà e che quindi vanno aiutate, soprattutto non vessate. Continua il nostro appuntamento di Sempre Curiosa, restate con noi perché fra pochissimo rientriamo in studio con una nuova intervista legata al mondo dei libri. E allora, non scappate perché fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Ciao! Anche quest'anno Lollipop riempie i cuori di dolcezza. Isa e Guido vi aspettano con le loro mille idee regalo. Confezioni, calendari, peluche e tanto altro. Lollipop, un piccolo angolo felice pieno di sorprese. Cosa aspetti? Telefona al 348-766-1044. Lollipop, in via Sestri 208 Rosso, Sestri Ponente, Genova.